Da oltre un anno, uno dei rumor più insistenti sulla casa di Kyoto vuole la pianificazione segreta di due nuovi modelli per Nintendo Switch. Nelle ultime ore le indiscrezioni sono aumentate e in base a quanto riporta il Wall Street Journal, entro il 2019 vedremo l'arrivo di due versioni inedite della console ibrida. Come sempre, vi ricordiamo che attualmente parliamo di pure speculazioni e vi invitiamo a prendere le informazioni che seguono con la dovuta cautela. La prima riedizione, stando al giornale economico, potrebbe essere considerata una versione Pro di Switch. Una console in contrapposizione a PlayStation 4 Pro e Xbox One X, con prestazioni più potenti, soprattutto in formato televisivo, ed una memoria maggiore. Questo permetterebbe alla casa di Mario di rispettare l'obiettivo sul ciclo vitale di Switch, che per l'azienda nipponica corrisponde ad un periodo di 7 anni. Nei mesi scorsi questo rumor aveva preso piede considerando i costi di sviluppo di Switch che, secondo gli analisti, sarebbero aumentati se la tecnologia delle console non avesse fatto nessun progresso. Da Nintendo era già arrivata una prima smentita attraverso la voce del presidente Furukawa, ma il Wall Street Journal riporta delle informazioni in contrapposizione, aumentando ulteriormente la dose. Pare infatti che, oltre ad una versione Pro, Nintendo stia lavorando ad uno Switch Mini, caratterizzato dall'assenza di dock station e Joy-Con fissi. Una console totalmente incentrata sulla portabilità che potrebbe sostituire l'obsoleto 3DS e puntare ad un target di utenza più giovane. Ad alimentare i rumor c'è il fatto che la casa di Kyoto non è nuova a strategie del genere. Prendiamo ad esempio il 3DS. Anni dopo la sua uscita ne abbiamo visto una versione più performante chiamata New, l'unica in grado di far girare il port di Xenoblade Chronicles. Senza contare il modello 2DS, pensato per essere più resistente e leggero. Il giornale economico si dice certo dell'arrivo della riedizione di Switch e, stando ad altre indiscrezioni, dovremo entrare in possesso di nuovi dettagli durante l'E3 2019 di Los Angeles. E voi cosa ne pensate? Nintendo lancerà veramente sul mercato delle differenti versioni di Switch? Prima di rispondere, ricordate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per unirvi a noi di everyeye.it.